Paolo sta discutendo sul parlare in lingue e dice non va bene che nelle comunità, quando si trovano in assemblea liturgica, uno si alzi e cominci a fare Non è lecito che si lasci prendere dall'entusiasmo e faccia tutte queste moine in pubblico, a meno che non ci sia uno che traduce in linguaggio logico e comprensibile l'entusiasmo estatico che ha invaso quel fratello. Perché, dice, quando ci troviamo insieme non siamo solo noi, ma ci sono anche quelli che non sono iniziati, cioè non sono stati battezzati, quindi sono pagani. E come facciamo a dire tutti amen a ciò che non capiamo? Che vuol dire che ogni volta che c'era qualche intervento, l'assemblea, se approvava l'intervento, diceva amen. E qui dice, oh, come facciamo a dirlo se non capiamo niente? Quindi, tutte queste robette ve le fate a casa vostra. Vi lasciate prendere dell'entusiasmo a casa vostra. Non quando siamo insieme. Se vi lasciate prendere quando siamo insieme, allora uno deve tradurre in discorso logico comprensibile questa specie di entusiasmo estatico che colpisce una persona, se no zitti tutti. Da quel piccolo particolare, noi sappiamo che le assemblee erano aperte a tutti quanti. Il sepolcro non è un luogo privato e pubblico. Tutti possono conoscerlo. Capite dunque quali elementi si nascondono dietro a questo piccolo testo apparentemente insignificante. Passato il sabato, Maria di Magdala, siamo alla linea 24, madre Maria, madre di Giacomo e Salomè, comprarono oli aromatici per andare ad ungerlo. Noi ci meravigliamo quando di buon mattino al levar del sole erano già aperti i negozi. Io mi ricordo che una signora mi ha fatto una volta questa obiezione. E io gli ho risposto, signora, dico, niente di straordinario. Quando io ero bambino, e quindi non 2000 anni fa, 60 anni fa, il papà faceva il commerciante. Quando apriva il negozio? Oggi noi siamo abituati a vedere gli orari. Oh, scordatevelo. Papà apriva il negozio quando il primo cliente andava a suonargli o a battergli la porta. Potevano essere anche le 5 del mattino. E mio padre diceva, vengo giù, faceva una toilette veloce, scendeva e serviva il cliente alle 5 del mattino. E poi lasciava la bottega aperta fino a quando c'erano clienti. Per cui si chiudeva tardi. A casa mia da bambino abbiamo sempre cenato tardi. Mai prima delle 9. Non c'erano orari. 60 anni fa. Oggi noi facciamo le proiezioni nel passato, viziati dagli usi e i costumi del presente, altro che orari. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salomè, comprarono oli aromatici per andare ad ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levar del sole. Dicevano tra loro, «Chi ci farà rotolare via la pietra dell'ingresso del sepolcro?» Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande.
Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro, non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove lo avevano posto. Ma andate e dite, qui manca una E, ma andate e dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. Non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. Poveracce. Leggendo questo testo, a livello di forma, che cosa potete dire? Lei, Don Renato, ha sbagliato, perché la parola sepolcro esce fuori una quarta volta. Vero? Eccola lì. Non ho sbagliato. Osservate. La parola sepolcro in questo rettangolino è legato al verbo entrare, è legato al verbo fuggire. Arrivano al sepolcro, entrano nel sepolcro, fuggono dal sepolcro. Cioè la parola sepolcro è legata a verbi di movimento. Qui la parola sepolcro non è legata a verbi di movimento. Non dipende, dipende dall'ingresso. Qui invece dipende dal vennero, qui dipende dall'entrare e qui dipende dal fuggire. Sono le tre azioni che sintetizzano il brano. Ci siamo? Bene. Linea 32. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, se notate, torna l'espressione. Il primo giorno della settimana, il primo giorno dopo il sabato. Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Interessante. Ma putela un fia problematica, sta là. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto, ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Tiè. Dopo questo, finito il primo medaglione, entriamo nel secondo, apparve sotto altro aspetto. Questo è interessantissimo, perché gli altri evangelisti non lo dicono. E perciò resta alquanto perplesso quel lettore che vede sti due discepoli di Emmaus che fanno quasi 2 ore di cammino con lui e non lo riconoscono. Beoti? No, perché? Eccolo qua il segreto. En etera morfè, sotto altro aspetto. Maria Maddalena se lo vede davanti. Dimmi dove l'hai posto. E Gesù deve aversi fatto una risata. Oh, son mi. Quel Maria che dice, come dire, oh, non mi conosci? Maria, deve averlo detto in una maniera così depressa. L'altro si è accorto. Perché era sotto altro aspetto. E la stessa cosa succederà nel lago di Tiberiade, quando Gesù dice, buttate le reti, ma abbiamo buttato tutta la notte.
le obbediscono e sappiamo poi com'è andata. Ma la cosa interessante è quella piccola noticina incomprensibile di Giovanni, o di chi per lui, che dice: nessuno osava chiedergli chi sei. Ma perché? Questa è la spiegazione. Sotto altro aspetto. A due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Chi sono questi? Lo conosciamo. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Guardate, non credettero, lo trovate alla linea 34, non credettero, lo trovate alla linea 36. Duri di comprendonio. Questa è la nascita della Chiesa. Abbiamo dei craponi alle origini della Chiesa. Come noi. Vi è chiaro? Come noi. Io sto leggendo un libro adesso e faccio fatica ad addormentarmi dopo. Le prove dell'aldilà, edito da Rizzoli, ed è scritto da un professore universitario che ha tenuto per tantissimi anni monitorati tutti quei fenomeni di premorte, ma anche di bilocazione. Perché noi quando sentiamo parlare di fenomeni di premorte, di bilocazione, di apparizione dei defunti, diciamo, sono stupidaggini. Quando tu leggi tutta questa documentazione, cominci a dire, aspetta un momento, che probabilmente lo stupido sono io. Guardate che è difficile credere o prestare fede o dare credito a tutto ciò che non è ordinario e che non si ripete sotto i nostri occhi. Perché se un cardiologo ti dice guarda che hai il cuore tutto a posto, poi dite tu come fai a saperlo? Il cardiologo sorridente mostra la tua pompetta sul monitor che funziona da Dio. Allora li credi, perché c'è la dimostrazione per te. Ma se il cardiologo non ti mostra il monitor, tu fai fatica a crederli. Se ti mostra il monitor, parola sua, più monitor. Noi siamo come loro. Se uno viene a dirci, mi è apparso Gesù Cristo, sì, buonanotte. Chiaro il concetto. La Chiesa è fondata su persone di questo genere, cioè scettiche, come noi. E se notate, per due volte, adesso arriva il cui habitat. Alla fine apparve anche agli undici mentre erano a tavola, ti pareva. Gesù durante la sua vita viene chiamato Mangione e Beone, non dimenticatelo. E deve aver trasmesso un pochettino di difetti anche ai suoi discepoli. È una battuta ovviamente la mia. Alla fine apparve anche agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore. Perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro, andate per fegato, io appaio a quelli là vi avvisano, voi non li credete, siete dei duri di cuore, gnocchi. Però nonostante questo a voi do il compito di andare in tutto il mondo
e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi è l'imprenditore che investe su collaboratori così poco affidabili? E lui lo ha fatto, Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà, applicate il principio del parallelismo. Cosa manca? Osservate bene il primo membro. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, chi non crederà e non sarà battezzato. Dura, Questo è il problema. Oggi una bella fetta della Chiesa Cattolica ha dimenticato questa dimensione. Ma lasciamoli là, che restino quello che sono, perché tanto Dio provvede alla salvezza anche se restano ebrei, musulmani, buddisti, indù, perché i padri della Chiesa dicono che ogni religione contiene schegge di Vangelo e saranno queste schegge a salvarli. Il ragionamento è giusto per loro, ma non per te, perché tu hai questo compito. Vi è chiaro? Quindi che loro si salvino comunque, sì, perché Dio ha 100.000 modi, ma il tuo compito è diverso, non è quello di lasciarli in pace. Mi sono spiegato? Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. E adesso capirete perché io sono del parere che questo testo è stato scritto dopo il Vangelo di Giovanni. Che cosa sta elencando? Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. E i medici vanno in pensione. Per avere questo elenco, voi dovete leggere gli Atti degli Apostoli. Negli Atti degli Apostoli trovate tutto questo. Questo elenco, dunque, può essere letto ed è credibile perché alle spalle c'è l'esperienza. Dunque Gesù dice, nel mio nome farete A, B, C, D, E, F. Ma chi scrive ha già verificato che queste cose sono successe, perciò le scrive tranquillamente. Gesù le promette, nella Chiesa avvengono. Questo qui conosce bene gli Atti degli Apostoli. Ora, gli Atti degli Apostoli sono stati scritti insieme al Vangelo di Luca, e sono stati pubblicati anche loro nell'85. Questo è un indizio molto forte per dire stiamo attenti che chi scrive conosce i testi scritti, non si rifà a tradizioni orali. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo. Chi parla di ascensione? Luca, sia nel Vangelo sia negli Atti. Vi è chiaro? E sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, e questa è la cosa più bella, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
non può esistere solo Vangelo. Ci devono essere anche i miracoli. I miracoli fanno parte integrante della predicazione del Vangelo. Sì, signore. Io non sono capace di far miracoli. Ho tanto studiato, ma... miracoli ci sono, e come? Non sarete voi capaci a farlo, ma chi dice? Può darsi. Provate. Io no. Ma ci sono tante persone che sono sante, molto più di me, senz'altro, e forse anche più di voi, che questi segni sono capaci di porli. E questo è molto interessante. Beh, guardate che succede spesso. Noi abbiamo Lourdes come punto di riferimento. Ma se voi andate nella congregazione dei santi, altro che Lourdes, ogni giorno arrivano informazioni da parte dei vescovi che è accaduto questo fatto straordinario, quell'altro. Voi sapete che miracolo è una parola tremenda, perché solo il magistero che può pronunciarla e dire questo è un miracolo, questo no. Ma di questi fatti straordinari, a migliaia. Solo che la Chiesa, prima di stabilire che un fatto straordinario è miracolo, campa a cavallo. C'è un processo. C'è un processo dove in Vaticano vengono chiamati anche i più grossi luminari della scienza medica ad esaminare il caso. E solo nel caso in cui ci sia il giudizio scientificamente per oggi non è spiegabile, solo allora incomincia il processo teologico. Perché ci sono due processi. Perché su Medjugorje non c'è ancora niente? Perché ancora in vita questo processo di analisi. E fino a quando non c'è certezza, state pur tranquilli che la Chiesa non si pronuncia. E fino ad oggi non si è pronunciata. Per cui né sì né no. Ognuno fa la sua scelta. Chi dice ci vado fa bene e chi dice non ci vado fa bene. Abbiamo preso contatto con il testo, non abbiamo fatto esegesi, eh? Fino adesso di esegesi non abbiamo fatto niente. Prego. Dio può fare sempre quello che vuole, sempre. E la Chiesa si mette a giudicare e a valutare perché in questo mondo, a livello religioso, ci sono tre tipi di persone, tre. Ci siamo noi, che siamo poveri cristi, ci sono i veri santi e ci sono i finti santi. Quelli che rompono sono questi. C'è stato un periodo negli anni Ottanta di una certa signora in zona Emilia-Romagna vedeva la Madonna sopra un pero, sì. Il risultato è tutto falso. Eppure molta gente ci è andata. Guardate che risultato è tutto falso. Quindi la Chiesa su queste cose qua perché è severa? Perché mette il naso? Perché fa il processo? Perché ci sono cristiani come noi
Ci sono cristiani santi e ci sono i cristiani falso santi. E sono questi che preoccupano. Ma la Chiesa ha anche il compito di non imbrogliare la gente. Sono responsabilità grosse. Quando io ho spiegato il Padre Nostro a Pordenone Pensa, io ho spiegato che noi non possediamo la materialità delle parole di Gesù. Non la possediamo. Noi possediamo i concetti suoi. Ma che noi non possediamo la materialità delle parole è chiarissimo, perché basta che mettiate i due Padre Nostri insieme, alcune cose sono uguali, altre sono diverse. Allora, fin dove le due cose sono, i due testi sono uguali, puoi ipotizzare che quelle siano le parole materiali di Gesù. Ma le altre? Gesù mica aveva due bocche e parlava in contemporanea, eh? Allora lì abbiamo il concetto, ma non la materialità delle parole. È venuto fuori l'ira di Dio, biblista senza fede, che dice stupidaggini. Allora, a questo punto, chi interviene? La Chiesa. E il Vescovo ha detto a questa persona, lasci perdere. La stessa cosa quando è venuto fuori il problema a Pordenone Legge sulle beatitudini. Abbiamo due testi delle beatitudini, sono diversi. Noi possediamo il pensiero di Gesù, il concetto, su questo non ci piove sopra. Alcune volte anche la materialità delle parole, in questo caso no. Io da una parte ho quattro beatitudini, Luca. Dall'altra ne ho nove. Cucù. Quali sono le beatitudini che Gesù ha pronunciato? Capite? Queste otto sono vere perché contengono il suo pensiero. Non perché la materialità delle parole siano quelle. Leggendo quelle nove beatitudini, io so che Gesù pensava così. Cosa ha detto materialmente? Qualcosa di vicino a questo. Ma quella volta non c'erano i registratori come oggi. Non c'erano. E se hanno scritto, allora hanno sbagliato. Perché di qua ce ne sono nove, di qua ce ne sono quattro. Uno buon discepolo, l'altro un distrattone, vero? È il pensiero che è importante. La fortuna è che con una certa frequenza abbiamo anche la materialità delle sue parole. Ma non sempre. Dobbiamo imparare a ragionare in questa maniera, perché altrimenti facciamo del Vangelo un Corano, e il Vangelo non è un Corano. L'anno scorso abbiamo imparato che la parola di Dio, che la Bibbia è parola di Dio in parola umana. Il Corano è parola di Dio, punto. Per cui se voi bruciate una Bibbia, bruciate la parola umana. Nella logica della teologia musulmana, se voi bruciate il Corano, bruciate la parola di Dio. Perché noi entriamo nella parola umana e dalla parola umana saliamo alla parola di Dio. Ma quando tu leggi il Corano, leggi direttamente la parola di Dio. E quindi non va interpretata. Sì? Buon caffè.